sia chiaro per tutti che cosa sia l'oggetto primario è un grande aiuto nella pratica per sviluppare consapevolezza e in Vipassana sviluppiamo consapevolezza del cambiamento dell'oggetto e quindi il nostro oggetto primario Uh, deve aiutarci nell'osservazione a evidenziare la caratteristica del cambiamento. Se è un oggetto che non cambia che tende a essere stabile, fisso, allora può essere un buon oggetto per le pratiche di concentrazione. Nella metta ci fissiamo su una persona. E abbiamo una persona a cui inviare metta che è fissa può sorgere anche l'immagine della stessa persona. E quello è un tipo di concentrazione diverso eh, proprio in funzione della natura dell'oggetto. In vipassana guardiamo le cose come sono e una attenzione anche e un buon senso nell'osservazione dei fenomeni evidenzia che tutto cambia. C'è qualcosa che non cambia? E quindi se vogliamo conoscere la realtà abbiamo bisogno di eh, relazionarci, osservare un oggetto in cui il cambiamento sia una sua caratteristica evidente. Se tende a essere fisso come un'immagine mentale o un oggetto visivo anche che sembra essere fisso, allora la mente tenderà a stabilizzarsi su quell'oggetto e questo impedisce il cogliere la natura dell'impermanenza nel fenomeno stesso. Quindi, prima domanda, il mio oggetto primario ha evidente la caratteristica del cambiamento? Se avete scelto questo oggetto, è abbastanza evidente il fatto che nel movimento, che c'è un movimento, Sto pensando al respiro o lo sto sperimentando? E cosa sperimento del respiro? C'è una percezione che le sensazioni cambino durante la fase dell'inspirazione, durante la fase dell'espirazione, come con l'impasso. L'oggetto primario sono le sensazioni, o meglio il cambiamento delle sensazioni alle piante dei piedi. C'è una chiara percezione del cambiamento nelle sensazioni mentre il piede si solleva, mentre avanza e mentre si appoggia? Allora quello è un buon oggetto, c'è la stessa percezione nel movimento? Se avete scelto questo oggetto, ad esempio il flusso d'aria in entrata e in uscita, c'è un cambiamento nelle sensazioni del fresco, del caldo, del tocco. Quanto più il respiro si fa sottile, quanto magari diventa meno percepibile il cambiamento. E se lo perdiamo e la mente tende a stabilizzarsi sull'oggetto, allora è bene cambiare momentaneamente l'oggetto primario, oppure scegliere un altro, ad esempio i punti di contatto, in cui le sensazioni nel loro mutare sono molto evidenti. Nei punti di contatto c'è molta energia e quindi la chiarezza è sostenuta nel tipo di osservazione in modo tale che quel, quella natura de, delle correnti di sensazioni, di fiumi, rivoli, movimenti nelle sensazioni, appare evidente. Se non appare evidente, abbiamo bisogno di raffinare i processi di consapevolezza e quindi. La scansione delle parti del corpo aiuta a um, avere una sorta di sintonia fine con le sensazioni del corpo, uno sviluppo della sensorialità. Anche le varie, i vari cambiamenti della postura del corpo danno chiaramente la percezione che c'è un cambiamento nelle sensazioni. Mi piego, mi alzo, mangio, mi sposto, cammino, mi sdraio. In altri termini, teniamo impegnata la mente nell'osservazione del cambiamento, attraverso un oggetto principale su cui continuiamo a raccogliere l'attenzione e a sostenere l'osservazione. Come avete visto non c'è solo l'oggetto primario, ma ci sono tutta un'altra miriade di oggetti che possiamo chiamare secondari, che momentaneamente attraversano il campo della mente. Se posso stare con il mio oggetto primario e continuarne, continuarne ad osservare un cambiamento sempre più, eh, più chiaro, allora sto con l'oggetto primario e lascio sullo sfondo gli altri. Come se cammino per strada e passano delle persone o passano di fianco, non guardo tutte le persone ma tengo la mia strada. Se però passa qualcuno e si ferma davanti, la mia strada è impedita momentaneamente e quindi questo è il nuovo oggetto in altri termini se sto osservando il respiro e arriva la sonnolenza Uop. 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 o l'attaccamento o la noia o l'avversione momentaneamente o il dolore o i pensieri momentaneamente il contatto diretto con l'oggetto primario è assente o subisce una sorta di altalena. Se nell'altalena riesco comunque a vedere l'oggetto primario, sto con l'oggetto primario, se non lo perdo. Se invece lo perdo, allora c'è un nuovo oggetto che è secondario temporaneamente. Da osservare. C'è un cambio nell'oggetto. In vi passano, osserviamo le cose come sono e quindi, se c'è un cambio nell'oggetto, va osservato, perché quello è l'oggetto temporaneamente dominante nel campo dell'attenzione. Se passasse un aereo qui di fianco, è, è naturale che quello momentaneamente, o un trattore, è il nostro oggetto di attenzione che cosa osserviamo in questo nuovo oggetto di attenzione? Qualunque esso sia, che siano dei pensieri, dei suoni, delle altre sensazioni, magari fastidiose, dolorose, la noia, l'avversione, l'attaccamento. Lo osserviamo come un processo, nella stessa modalità con cui osserviamo l'oggetto primario, la lo stesso tipo di osservazione la portiamo sugli oggetti secondari, ossia processi. E in quanto processi, sorgono passano e vanno. Il trattore che passa, a un certo punto sorgerà e sorgerà l'udire del trattore, in contemporanea del sorgere del suono del trattore. È impossibile udire il suono del trattore senza il trattore. E quindi possiamo vedere che in modo concomitante, in base a un oggetto che arriva alle porte sensoriali, sorge una relativa coscienza dell'oggetto, che è legata all'oggetto. E così può sorgere un pensiero e quindi sorge la coscienza del pensare, insieme al pensiero, all'attaccamento, all'avversione, alla noia. In questo modo osserviamo come alle porte dei sensi alle sei porte, le cinque sensoriali più la mente, continuano a sorgere e svanire oggetti e conoscenze dell'oggetto. La mente che nota, in altri termini. E che cosa nota? Nota la variazione nell'oggetto. Lo osserva come un processo. Quindi non c'era, a un certo punto sorge, avrà una durata e nella durata possono essere percepite sottofasi. Esattamente come questo suono, potete sentire il suono della campana. Mm. A un certo punto sorge l'udire del suono della campana in concomitanza con il suono stesso. Sono inscindibili. Ed è possibile, come per l'oggetto primario, osservarne una variazione, ossia scomporre l'oggetto in elementi irriducibili, in fenomeni irriducibili. Quello che chiamiamo suono o suono del trattore, suono della campana, pensiero, dolore, è un qualcosa di solido, il respiro, o è un qualcosa che è composto da elementi. E allora in vipassana osserviamo gli elementi costituenti, ciò che in un primo momento, a livello superficiale, chiamiamo tuono. Ma c'è un insieme di suoni che poi noi interpretiamo come tuono. Ma come il suono della campana è composto da parti, così il suono del tuono. Così un pensiero, così lo stesso attaccamento, l'avversione, sono tutti processi. Così le sensazioni del respiro. Notato questo, una volta che è svanito torna all'oggetto primario. Spero che questo sia chiaro, più chiaro possibile per tutti. Per semplificare provo a fare un esempio. Mi piacciono molto i documentari marini. E qualche tempo fa ho visto quei bellissimi branchi di pesciolini che prendono le forme enormi, di un grande pesce, no? Sembra di una specie di. L'avete presente? Ora, questi pesciolini stanno insieme per i loro bisogni di nutrimento e protezione salgono in superficie per nutrirsi e si muovono tutti insieme, come gli stromi di uccelli, non so se avete presente. Ora, a un'osservazione superficiale, il pesce che arriva e che mangia quei pesciolini, un tonno, potrebbe essere spaventato dal branco e vederlo come un pescione, un unico pesce. E se non è attento, scappa, perché ha paura di un pesce più grande. Che cosa stiamo osservando? I pesciolini nel dolore o il dolore? Perché anche il dolore, essendo un processo, è composto di elementi. E allora, se possiamo osservare il dolore, come un insieme di sensazioni che si muovono. Allora abbiamo in un certo senso scomposto, disaggregato ciò che in una prima esperienza, in un primo contatto sembra il dolore del ginocchio in piccole parti. E quel dolore del ginocchio perde una componente psicologica di paura del dolore. Esattamente come il pescione, o meglio il tonno, non ha più paura ma vede che lì c'è cibo. E allora anche questo oggetto può essere un ottimo oggetto di consapevolezza del cambiamento. E la consapevolezza del cambiamento evidenzia in una osservazione sostenuta che questi processi sorgono e passano ed essendo impermanenti, sono di per sé insoddisfacenti, ossia non possono offrire una duratura soddisfazione. E il loro cambiamento, il loro sorgere e svanire non dipende dalla mia volontà, in questo senso è impersonale, è qualcosa che accade al di fuori della mia volontà, risponde a leggi naturali. Ritorno sull'oggetto primario, e con la stessa comprensione osservo questo movimento. Se mollo la presa sul respiro, vedo che il respiro scorre. E questo scorrimento è naturale. Non risponde alla mia volontà, ma a processi naturali. Sono processi fisici e la consapevolezza, la mente che nota, è un altro tipo di processo, processi mentali. E posso osservare che non c'è null'altro al di fuori momentaneamente di questi processi fisici e mentali. Quello che quindi nella meditazione di Vipassana in un certo senso è chiesto è un cambio di prospettiva, è un non fermarsi alla prima eh, conoscenza che dà l'oggetto, o meglio stiamo nella prima impressione, nel primo contatto. Però questo primo contatto eh, in un certo senso si porta dietro ogni oggetto che è conosciuto, si porta dietro una storia. Per cui con il dolore, nel momento in cui sorge il dolore, questo oggetto si porta dietro tutta una sua storia di relazione con il dolore, di paura di soffrire. Sono stato qualche settimana fa dal dentista. E grazie agli insegnamenti di, Sujiva, di Bante Sugiva, mi ricordavo che lui diceva: Ah, guarda, tanto c'è la luce bianca lì, guardo la luce, mi concentro sul casino, su, su, sul fenomeno luminoso, apro la bocca e dico: Fai quello che vuoi. Ci ho provato, ma <ride> <ride> la paura del suono del. L'unica cosa che ha funzionato lì è la metta verso il dentista. Va bene, che tu possa essere al sicuro, che tu possa stare bene, che tu possa essere certa di quello che fai, che tu possa avere calma, tranquillità, una metta un po', come dire, strumentale. Però ha funzionato, nel senso che mi sono tenuto calmo e sono rimasto lì. Eh, come dicevo, un cambio di prospettiva. Eh, ne parlavo oggi con qualcuno perché ci troviamo in questo mondo di violenza, guerra, abilità come mai come mai l'umanità è un caos generale generalizzando perché poi ci sono delle persone fantastiche però poi sembra che nel momento in cui eh, c'è la possibilità eh, di avere un potere sulle cose, questo potere nella mente genera tutta una serie di relazioni, come col dolore si porta dietro a qualche cosa, così il potere si porta dietro a qualcos'altro. L'avidità, l'avversione, l'ignoranza, le contaminazioni sono sempre le stesse. E se la mente è lasciata a sé stessa, queste radici si propagano nella mente, esattamente come un giardino che non è curato. Lasciato lì, piano piano, la mente degraderà. E l'inclinazione della mente, il Buddha descrive la mente come un piano inclinato. Quindi una volta che l'inclinazione è nel verso della degenerazione, qualsiasi cosa arrivi, trova questa inclinazione e fa l'effetto palla di neve. Si trascina dietro altre cose. Per cui nell'osservazione del dolore, se mi porto dietro la paura del dolore, si porterà dietro nell'inclinazione della paura l'avversione. Questa avversione si porterà dietro tensioni volontà di dominare, di cambiare, che non va bene questa cosa, che devo vincere questa cosa. E l'inclinazione continuerà a essere sempre maggiore. Il cambio di prospettiva è un cambio di inclinazione, di fatto, un cambio di attitudine. E ogni volta che ci troviamo con un'attitudine alla lotta, al conflitto, alla guerra, all'ostilità, all'impazienza, all'inadeguatezza, al non va bene così, alla, alla paura, all'odio, all'avidità. Ogni volta che osserviamo che c'è questo tipo di inclinazione, le istruzioni del Buddha sono chiarissime. Va trovato immediatamente un oggetto connesso con ciò che è salutare. Quindi attraverso la gestione dell'attenzione è un momento di consapevolezza che ci rende noto che il piano si è inclinato negativamente e che continua a inclinarsi in questo modo. Va spostata l'attenzione su un oggetto connesso con ciò che è salutare. Ad esempio, se pratichiamo per un po' di tempo, la consapevolezza del cambiamento nelle sensazioni nell'addome, un movimento dell'addome porta la connessione salutare della consapevolezza. La persona cara che nella mente abbiamo eh, richiamato più e più volte, sostenuto con un'attenzione amorevole, nel momento in cui la chiamiamo porta amorevolezza. E sono oggetti salutari che possono essere richiamati nel momento in cui il nostro piano si inclina negativamente. Quanto più eh, solchiamo i sentieri della consapevolezza con il nostro oggetto primario, quanto più questo solco si imprime nella mente. E basta magari un respiro, tre respiri, dieci respiri, per inclinarlo nel modo opposto basta riportare la persona cara ok per far sorgere la meta e cambiare inclinazione l'oggetto primario nel momento in cui l'osservazione non è profonda, può risultare noioso perché il respiro più o meno 200 respiri ogni 10 minuti. Sembra sempre lo stesso. Se sembra sempre lo stesso è probabile che siamo nel concetto del respiro in un'esperienza superficiale che è più concettuale che esperienziale. E vediamo il respiro è un po' come un branco di pesci. Ancora un concetto. E allora eh, può essere utile stimolare la consapevolezza con sensazioni in cui il cambiamento è più evidente, come il dolore, se posso osservarlo con pace, accoglienza, presenza, morbidezza. Le sensazioni di appoggio o le sensazioni del corpo, per raffinare i processi di consapevolezza e cogliere cambiamenti più sottili, in altri termini, dal branco a processi, micro processi della respirazione, del movimento del respiro, e trovare i pesciolini anche nel movimento del respiro. Quanto ci vuole? Dipende un po' dalla pratica e dall'osservazione di quando l'oggetto primario in realtà è oscurato, velato da qualche altro oggetto, come ad esempio la noia. In questo caso è la noia il nostro oggetto primario se ci impedisce di approfondire. La sonnolenza è il nostro oggetto primario, se ci impedisce un'indagine più approfondita. E anche la noia, come la sonnolenza e come tutti gli stati mentali, tutti i fenomeni, può essere osservata sulla stessa linea di osservazione, come un processo. Sorge, ha una durata e passa. Ed è momentanea. Un momento di consapevolezza acuta, grazie anche magari a un suono, toglie sonnolenza. Esattamente come quando siamo nel letto e non ci vogliamo svegliare e rimandiamo la sveglia una volta, due volte, tre volte. Eh, le otto! Ah, otto! No? In un momento la sonnolenza è sparita. Cambia oggetto, cambia la mente. E così per la noia, se possiamo essere interessati alla noia, non ci sarà più noia, perché la stessa noia diventa un oggetto di interesse, un fenomeno interessante. Ah, com'è la noia? Hmm, come si manifesta? Che caratteristiche ha? Qual è la funzione della noia? Da che cosa sorge? Quindi investigare dentro questo nuovo fenomeno con cui sono a contatto con una mente fresca, come se la vedessi per la prima volta. In questo modo si impedisce alla contaminazione di manifestarsi pienamente e una volta svanita ritorna all'oggetto primario. Il cambio di inclinazione una volta avvenuto va sostenuto, ossia eh, dobbiamo applicarci per evitare che la mente, in funzione degli oggetti che sorgono, possa essere di nuovo inclinata negativamente. E quindi in questo senso il ruolo della consapevolezza come guardiano, perché in funzione degli oggetti che arrivano avremo risposte. Che derivano dalla storia, con quegli oggetti che abbiamo, automatiche. Reazioni, potremmo dire conscie o inconsce, spesse volte inconscie, che si portano dietro dei disturbi nella relazione. Allora la consapevolezza impedisce, nel momento in cui è vera consapevolezza, il proliferare di quell'oggetto quell in forme. E lo svilupparsi in forme nocive, in relazioni nocive, malsane, per cui l'inclinazione può essere sostenuta attraverso la continua pratica della consapevolezza, la continua pratica della metta, della gioia, della compassione, delle buone qualità. Questo ci permette di aprire appunto il capitolo e il discorso sulla vita quotidiana, quante volte la nostra mente si inclina perché quello davanti va piano in macchina, o quello dietro spinge troppo, il semaforo è lampeggiante, tutti passano, oppure al supermercato quello non mi fa passare. Io ho solo il bagno schiuma, quello c'è due carrelli. Eh, mamma mia, perché lei eh, faccio vedere ma non mi fa passare tante occasioni in cui il nostro piano inclinato immediatamente cambia inclinazione. Penso che la pratica quotidiana più utile per sostenere la consapevolezza siano tre respiri. Non appena mi accorgo che qualche cosa mi irrita o che mi genera una pulsione, un fatto attaccamento, tre respiri. Abbiamo sempre la possibilità, ovunque noi siamo, di fare tre respiri. È un piccolo momento di discontinuità con cui interrompiamo il processo di accumulo di inclinazioni negative. Per cui, ok, vediamo che la mente si è agitata, e l'agitazione è un ottimo indizio dell'inclinazione negativa. Eh, l'agitazione è in, presente in tutti gli stati mentali negativi, tutti. Quindi, se c'è agitazione, c'è qualche cosa che nella mente, c'è una configurazione nella mente di stati mentali che è nociva. Quindi, non appena sento una piccola agitazione che noi consideriamo normale per lo stile di vita che abbiamo, ma in ritiro possiamo vedere che quella piccola agitazione è la porta su cui si possono aprire tante altre cose. Per cui vi raccomandiamo di rallentare, di non sbattere le porte, di non creare movimenti che possano alterare gli stati mentali nostri e degli altri. Il muoversi lentamente è una forma di protezione dall'agitazione. E non appena riconosco anche forme sottili di agitazione, ok, tre respiri, possono essere sufficienti per creare quel momento di discontinuità e sganciarci dall'oggetto di agitazione. Perché riconoscendo l'agitazione abbiamo compiuto un passo importantissimo. Cos'è che ci agitava? C'è un oggetto che è sotto nella mente e che ha creato l'agitazione. Riconoscendo l'agitazione, molliamo quell'oggetto e impediamo che quindi quell'oggetto si porti dietro tutto il suo carico. E consapevoli di questo, i tre respiri, le sensazioni del corpo, l'appoggio dei piedi a terra, ridà un luogo dove tornare e poter inclinare positivamente la mente che siamo in ritiro o non in ritiro è la stessa cosa e questo possiamo farlo ovunque noi siamo che siamo in autobus in macchina di certo non chiudiamo gli occhi però anche lì tre respiri c'è quello in autostrada che, è, che fa zig zag okay. e sorgono in noi reazioni ne siamo consapevoli? Se non ne siamo consapevoli ci troviamo già con una serie di maledizioni che inviamo. E allora quello può essere il buon momento, nel momento in cui ce ne accorgiamo, della metta. Ovunque noi siamo abbiamo sempre la possibilità di praticare la metta. In ufficio, al lavoro, per strada, sull'autobus, in autostrada, quando fa zizzar possa tu Comunque essere al sicuro e mettere a riparo al sicuro gli altri. È sincero e malevolo. Perché potremmo avere un'inclinazione alla malevolenza che tu possa finire in un fosso. E che ti scoppi la gomma e che succeda quella cosa lì. È un'inclinazione alla malevolenza. Pensiamo non abbia effetto, ma ha un effetto sul nostro cuore, su di noi. Nel senso che alimenta l'inclinazione negativa. Ancora, ogni volta che ce ne accorgiamo una piccola consapevolezza, ok, c'è la malevolenza, possa io essere al sicuro dalla malevolenza. Al riparo dalla malevolenza, metta verso di sé. E possa tu arrivare a casa senza fare danno. Possa tu avere più rispetto degli altri. È una forma di metta anche verso le persone ostili o quelle che consideriamo ostili. Il Buddha non aveva nemici, eppure ci fu qualcuno che tentò di ucciderlo. E come mai non, non aveva nemici? Perché nella sua mente non c'erano nemici. E anche la persona ostile non era vista come ostile. Allora questo è un lavorone che possiamo fare. Nelle piccole occasioni quotidiane in cui la nostra mente automaticamente prende l'inclinazione negativa. In altri termini, la metta. Ogni occasione di incontro piacevole con amici: ah, che bello! Possono tutti essere contenti e gioire della compagnia degli altri. Una forma di pensiero che magari se è troppo, come dire formulata correttamente può risultare asciutta, formulatela sinceramente, con il linguaggio che usiamo normalmente, possiamo tutti stare bene. Possono... un qualche cosa che sia autentico e che risuoni nel cuore, che inclini positivamente la mente. E ci sono migliaia di occasioni durante il giorno. Come migliaia sono le occasioni di consapevolezza, abbiamo 25-26 mila respiri ogni giorno, diciamo mille all'ora. Togliamo le ore di sonno. Abbiamo un migliaio di occasioni in cui il movimento del respiro può richiamare consapevolezza. E facciamo un'altra cosa, circa 2500 volte al giorno, che può essere un'ottima occasione di consapevolezza. Sapete cos'è? Pensare molto di più, secondo me, di <ride> 2500 volte. <ride> Camminare, altra occasione di consapevolezza che sappiamo, o no? Qualcos'altro. Chi ne fa ampio uso arriva fino a 5.000 volte al giorno, dicono le ricerche. Nessuna idea? No? sullo smartphone o sul tablet 2500 volte al giorno ci sono ricerche interessantissime se andate su youtube le guardate della dipendenza da smartphone notifica genera un circuito di ricompensa ah, per cui c'è gratificazione gratificazione com'è che era la mente gratificata genera attaccamento l'attaccamento genera dipendenza ah, è arrivato, ah si sì, è arrivato, tic, ok, tac, tic guardate ci sono dei video in cui un, un bebè 8-9 mesi ha una crisi psicotica perché gli tolgono lo smartphone, psicotica, a 8 mesi eh. È studiata la dipendenza da sostanze. Forse i precetti in mondo potrebbe eh, aggiornarli se vivesse ai giorni d'oggi della dipendenza da sostanze e da tecnologie. Perché l'effetto che ha sulla mente la dipendenza da smartphone è altrettanto pericolosa come quella da sostanze o da alcol. Solamente che in una, no? Ah. Al bambino, eh, almeno la madre può occuparsi di qualcos'altro. Okay. Perché cosa sta succedendo anche proprio nelle fasi evolutive? C'è un video bellissimo della dottoressa Lucangeli, se non sbaglio, in cui ehm, si evidenzia come nella fase evolutiva di massima plasticità del cervello questo continui a generare attaccamento, per cui tolto vado in crisi. E potete pensare, no? Adesso siamo senza smartphone per qualche giorno, chi sta dieci giorni, la pulsione e la volontà di andare a guardarlo. Eh, questa è un'ottima pratica di consapevolezza per vedere l'attaccamento. E durante la nostra vita quotidiana, un corretto uso dello smartphone. E vedere che cosa succede. Arriva la notifica, non arriva la risposta. Arriva, guardo, che okay? sono tutti meccanismi, momenti attraverso cui possiamo, come con il respiro, usare quell'esperienza come pratica di consapevolezza, per diminuire o impedire i nostri attaccamenti, le nostre avversioni, un corretto uso, semplicemente, come è nei precetti il corretto ehm, comportamento sessuale. Questo sull'uso delle sostanze mi fa ricordare un'altra cosa, eh, che forse avrei dovuto dire ieri, però lo dico oggi ormai. Il torpore, come oggi nei colloqui mi eh, ne avete in molti riportato, è uno degli impedimenti principali. Avendo un giorno e mezzo, eh, è anche un peccato perdersi la giornata. Nella fatica, poi arriviamo, e anche chi si fa dieci giorni il torpore insomma, ce l'abbiamo un po' tutti all'inizio. Fa parte del gioco, del ritiro, iniziamo, ci portiamo dietro la stanchezza, il nuovo, la, la notte, magari la prima notte è sempre un po' difficile dormire a sufficienza. Ora c'è un antidoto semplicissimo che cucino di caffè la mattina, dopo pranzo. Ora, fa parte se non sbaglio delle sostanze eh, tossiche il caffè. Però un corretto uso del caffè con un buon proposito e una dose minima può aiutare, magari lo dico per domani che oggi ho sofferto di molto torpore. Un caffettino leggero, leggero: cioè il caffè solubile, un faccio una tazzona. Basta un pochettino per togliere un po' poco, sgrossare ecco, il torpore. Poi anche il torpore è un ottimo oggetto di, di presenza, di consapevolezza. La relazione col torpore non è così facile da mantenere consapevole. Anche in persona abituata a meditare, all'inizio è uno dei, degli impedimenti più difficili da superare. Poi si supera. E quindi, nel momento in cui è superato, togliamo il caffè. Stasera praticheremo la metta e chi vuole la pratica la faremo con un cuscino, potete farla anche senza cuscino, se non avete un cuscino a disposizione comodo andate nella sala di fianco e trovate un cuscino, questo ad esempio va benissimo, lo dico per dotarsi dell'accessorio. Chiudo leggendo... Un, un piccolo brano tratto dal libro Il fuoco liberatore di Pierre Lévy sull'onorare il momento presente e che penso siano ottimi, ottime istruzioni e ricordi per inclinare positivamente il nostro piano. Recati al lavoro come se andassi al tuo primo appuntamento. Lavora come fai all'amore e non il contrario. Lava i piatti come se contemplassi le cascate del Niagara. Fai la spesa come se fossi un re maggio il giorno di Natale. Pela le verdure. Come se stessi realizzando il primo trapianto cardiaco. Compila la tua dichiarazione dei redditi come se stessi componendo la messa in Do maggiore. Porta giù la spazzatura come se stessi gustando un grande barolo. La chiave. È quel come se. Inclinazione negativa? Con tutta. Ok, come se. È una forma di meta anche verso di sé. Come se la persona fosse qui davanti a noi. Quel come se apre nella mente porte. Che parte apre? Dipende dalla consapevolezza. Ci sono domande?